Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Siamo in collegamento con Romano Perticone, nuovo allenatore del Treviso Football Club. Innanzitutto Romano, salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Allora Romano, per prima cosa, è stata relativamente recente la notizia dell'esonero di mister Florindo subito dopo il match perso con Dolomiti Bellunesi. Ecco, come avete accolto la notizia, come è avvenuto il tutto? Ma, per me sicuramente è stato molto particolare perché mi è stata chiesta la disponibilità e come tutti sanno stavo ancora giocando e quindi è stato veramente un cambiamento radicale. Quando va via l'allenatore chiaramente dispiace per la persona e per tutto, no? È anche un modo, credo, per dare una scossa all'ambiente e metterci tutti in discussione. Tu personalmente come hai preso questa notizia? Nel senso, come è stato per te il passaggio, come hai accennato prima, da giocatore ad allenatore? Ma è un passaggio che è ancora in essere perché non si può pensare che in 2 giorni si possa diventare allenatori. Di certo. Diciamo, sto approcciando questo nuovo incarico con diciamo con quelle caratteristiche che mi contraddistinguono, che sono quelle della determinazione, della tenacia. Ecco, quindi quello che sono stato in campo lo vorrei trasmettere anche da Il rapporto quindi tra i giocatori sostanzialmente è invariato, anche se ora l'allenatore sei tu. assolutamente, il piano su cui stiamo discutendo è un piano prettamente professionale, il giocatore sa che deve fare il giocatore, in questo momento sono io l'allenatore e quindi ci sono ruoli ben definiti, ma questi non intaccano assolutamente poi quelli che sono i rapporti umani. Cosa ti ha detto la società per quanto riguarda il lavoro da impostare, soprattutto giunti a questo punto del campionato, gli obiettivi da perseguire? No, assolutamente mi hanno trattato benissimo, mi hanno lasciato completamente in autonomia per iniziare il lavoro. Sto portando quelle che sono le mie convinzioni, le mie idee e mi stanno facendo lavorare in completa serenità. Diciamo, non rarissimo il fatto che un allenatore venga esonerato, questo succede spesso anche in altri campi. Non è comune invece quello che volevo dire, il fatto che un giocatore della stessa squadra di cui l'allenatore era stato esonerato diventi poi allenatore lui stesso. No, non è comune. Ecco, il tuo percorso che ti ha portato a diventare allenatore, cioè nel senso come hai ottenuto il patentino, come è avvenuto il percorso e quando l'hai Ma iniziato? era la mia volontà. L'anno scorso ho intrapreso questo percorso. Ho fatto delle settimane a Coverciano per poter prendere il primo patentino. Quest'estate tornerò per conseguire il UEFA e quindi è un percorso che richiede impegno, sacrificio, ma diciamo, non sono cose che sono implicite nel mestiere. Indubbiamente. E c'è qualche allenatore, qualcuno del non necessariamente italiano al quale ti ispiri o preferisci avere uno stile tutto tuo? Ma per non dire le solite banalità del fatto che da tutti ho preso un po', io dico che la squadra dovrebbe idealmente rispecchiare l'allenatore, no? Quindi ciò che l'allenatore è ciò che l'allenatore è e in che cosa l'allenatore crede, ecco.
proporre qualcosa che si discosta da ciò che sei non è credibile e quindi io voglio mantenere un certo tipo di coerenza in questo senso. Quindi non hai, non diciamo un idolo, ma comunque qualcuno a cui ti ispiri, ci par di capire. No, no, ma non è questione di non ispirarsi, le fonti di ispirazione sono ovunque e non solo sotto il punto di vista degli allenatori. Ma per quanto riguarda l'idea, come ho già spiegato, l'idea deve essere aderente a ciò che l'allenatore Certo. Com'è stato il fatto di prendere in mano una squadra proveniente da alcune sconfitte e che soprattutto non sta, almeno in questo momento, attendendo quelli che erano gli obiettivi iniziali? è. Ma in realtà la squadra è in un trend negativo, ma come posizione di classifica non è in una posizione così complicata. Quindi abbiamo intrapreso un trend che è sicuramente preoccupante e bisogna venirne fuori, avendo la consapevolezza che ancora c'è tanto da giocare per il futuro di tutti. Dal punto di vista psicologico, soprattutto ancora prima che dal punto di vista tecnico o tattico, dove bisogna lavorare. Bisogna essere, bisogna rispettare ciò che è il calcio e ciò che richiede il calcio. Il calcio richiede sacrificio, dedizione e grandissima determinazione. Dobbiamo rispettare questi principi. Ultima cosa, ma non in ordine di importanza, tu ti senti più un traghettatore visto il momento, oppure saresti eventualmente pronto a guidare la squadra anche per la prossima stagione? Ovviamente in tal senso l'ultima decisione spetta alla società, ma tu ti sentiresti pronto? Sarebbe piaciuto avere il tempo di fare questi pensieri. La realtà dei fatti è che essendo stato catapultato questa nuova veste, nelle ultime 4 notti ho dormito in un totale di 6 ore e quindi il mio primo obiettivo concreto è quello stasera di riuscire almeno a fare 6 ore di fila di dormita. Più in là, onestamente, non riesco a vedere. Quindi pensi step by step, mattone su mattone. No, ma è nelle cose, io devo pensare a partire di domenica. Certo. Chiarissimo. Assolutamente. E Vi dunque, ringrazio. per averci parlato di sé, del suo nuovo ruolo di allenatore, avvenuto in maniera quantomeno repentina. E i suoi obiettivi, ovviamente. Ringraziamo Romano Perticone, come detto nuovo allenatore del Treviso Football Club, per essere stato con noi. Grazie mille a voi, è stato un piacere. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.